Il successo di un gruppo che non ha mai smesso di crederci, di un mister che poco ha a che fare con queste categorie e di una tifoseria come poche. L'Angizia Luco approda in eccellenza e dalla prossima stagione farà compagnia a Capistrello e Paderno. A sancire l'approdo nel salotto principe regionale, il 2-1 maturato al De Marzi contro il Morro dei Giovani, che non ha fatto sconti alla capolista. Il trainer di casa Giordani bara un 4-3-3 con Alberto e Daniele Di Girolamo ai lati di Moro, in mediana fosforo garantito dal duo Mauti Zangari. Sul fronte teramano tocca a Barlafante a accendere la miccia per Bizzarri, fischietto in bocca per Esposito di Pescara. Il primo spavento è per Di Gian Matteo, su azione d'angolo Venditti si alza, palla in out, 19esimo, Angizia vicino al bersaglio grosso, Mauti apre il fuoco, sfera che svernisce il palo alla sinistra dell'estremo ospite, i locali prendono il centro del ring, 33esimo, Ranieri col grand'angolo, vede Alberto Di Girolamo che arriva al capolinea, botta ravvicinata, fuori, funziona la catena di destra lucchese, arcobaleno Ranieri, Moro a volo, non va, i padroni di casa giocano palloni ad alta frequenza, 45esimo, Daniele Di Girolamo si gira in un fazzoletto, stoccata, alta. Nella ripresa, a scongiolare le emozioni, ci pensa Mauti. Sul tocco di Venditti, l'ex Paterno ci mette l'unghia, ma non basta. Quinto, proteste Angizia, contatto Intellini-Zangaro, per Esposito è tutto regolare. Undicesimo, brivido lungo la schiena per i biancazzurri. Errore da matita rossa Maceroni, Bizzarri, occhi negli occhi con Biancone, manca lo 0-1. La legge del calcio, spietata, entra in scena al quindicesimo. Ranieri sembra uno scooter truccato, arcobaleno per Moro che decolla e fa 1-0. Giordani ringhia dalla panchina, la squadra lo asseconda. Il minuto 26 equivale ad una sentenza. Daniele Di Girolamo carica dalla destra, il rammendo di Gian Matteo sbatte sulla sagoma di Di Donato che infila nella propria porta. Trentesimo, reazione Morro, Varani apre il compasso, fuori di un nulla. Gara vera del Morro che al quarantesimo aggiorna il copione del match, retropassaggio sanguinoso di 5 grana per Venditti e torre transita di lì, destro tagliente che emette fattura, 2-1. È questa l'ultima emozione del match, cala il sipario di una stagione da ricordare. Complimenti al Castelnuovo, avversario Maidomo, e complimenti anche al Morro. Quanto visto quest'oggi è lo spot perfetto per il calcio dilettantistico abruzzese. Nel dopogara ascoltiamo il tecnico dell'Angizia Luco, Gianluca Giordani, mentre sul fronte Morro d'Oro parla il numero 1 Ettore Di Gian Matteo e l'estremo difensore Luca Di Gian Matteo. Abbiamo tenuto duro, ci siamo preparati i primi giorni in 5-6 persone. La squadra è stata fatta intorno al 28-29 agosto. Poi è uscito fuori questo capolavoro, io lo definisco capolavoro. E quest'anno per noi è stato comunque un anno positivo, dove i nostri giovani hanno fatto ancora più esperienza e cercheremo in futuro, grazie a loro, di cercare di portare il Morro d'Oro sempre più in alto. Sicuramente una stagione positiva, abbiamo giocato con tantissimi giovani, la maggior parte, quasi tutti del nostro vivaio. Abbiamo espresso un ottimo gioco, un ottimo calcio. Quindi sul campo penso che abbiamo fatto 52 punti, è sicuramente una stagione molto positiva.